Dunque, oggi iniziamo l'argomento dei grafi, che ci terrà occupati per un po'. Grafi sono, diciamo così, un oggetto matematico abbastanza complesso, no? Ma noi lo vedremo ovviamente dal punto di vista informatico, non tanto da quello matematico. Volevo solo, prima di aprire questo argomento, chiudervi un attimo un accenno sugli alberi che abbiamo fatto la settimana scorsa, perché se sembra quasi, no, che il tema degli alberi venga lasciato cadere dopo aver iniziato, in realtà così non è. Vi faccio vedere subito, così mi spiego. La settimana scorsa abbiamo visto cos'era un albero e fatto una prima implementazione di come si potrebbe implementare, se lo dovessimo fare da soli, una struttura dati ad albero. In realtà, queste, come sempre, questi tipi di strutture dati sono già disponibili e se andate a sbirciare, no, tra le solite collection, trovate almeno due classi, due implementazioni, il cui nome inizia con tree, c'è un tree set e un tree map. Noi abbiamo già visto l'interfaccia set, l'interfaccia map, quindi gli insiemi e le mappe, e le abbiamo visti implementati usando delle tabelle di hash. No? Qual era la caratteristica comune che accomuna gli insiemi e le mappe? È l'univocità, nel caso della mappa, della chiave, nel caso dell'insieme, dell'elemento. Cioè in un insieme non possono esistere due elementi che siano equals tra di loro. In una mappa non possono esistere due coppie chiave-valore che abbiano la stessa chiave, le cui chiavi siano equals. Le implementazioni hashSet e hashMap garantivano questa unicità, univocità, no? Di elementi usando una tabella di hash sottostante. Quindi prendendo, nel caso dell'insieme, la funzione hashCode dell'elemento da inserire. Nel caso della mappa, la funzione hashCode della chiave della coppia di elementi da inserire, e grazie alla funzione di hash, e poi ovviamente al confronto nel caso in cui ci fossero dei conflitti tra le funzioni di hash, ma questo già lo sappiamo, erano in grado di capire se due elementi erano coincidenti o no. E quindi nel caso dell'insieme, io quando cerco di aggiungere un elemento che c'è già, questo aggiunta non avviene. Nel caso della mappa, quando cerco di aggiungere un elemento che c'è già, una coppia la cui chiave esiste già, viene mantenuta la chiave e rimpiazzato il valore, no? Quindi venga aggiornato il valore. E questo, diciamo così, come ripasso dell'implementazione basata su hash di queste due strutture dati. Queste stesse strutture dati, l'insieme e la mappa, si possono anche implementare facendo ricorso a un albero. Un albero che, di nuovo, essendo una struttura dati che al proprio interno, in particolare parliamo degli alberi di ricerca in questo caso, i search tree, quelli che abbiamo visto la volta scorsa abbiamo lavorato più sui binary search tree, no? Alberi di ricerca binari, sono caratterizzati da un ordinamento di elementi, no? Per navigare l'albero ad ogni nodo c'è la proprietà chiave che i figli sinistri devono essere minori del nodo, il quale a sua volta deve essere minore di tutti i figli destri. Quindi esistono in quanto ordinate queste strutture dati e quindi abbiamo condiviso che era molto veloce, ad esempio, sapere se un elemento esisteva. Tutte le operazioni, cerca un elemento, inserisce un elemento, passa a quello successivo, passa a quello precedente, ci siamo convinti che erano abbastanza efficienti, nel senso che nel caso migliore, no? Nel senso di una buona implementazione bilanciata, dipendevano dalla profondità dell'albero, quindi erano di complessità logaritmica. Allora, per implementare un set si può fare la stessa cosa. Un insieme, di fatto lo posso implementare anziché con una tabella di hash dei suoi elementi, attraverso un albero che contiene i suoi elementi. E infatti l'implementazione tree set fa esattamente questo. Noi quando creiamo un hash set, quando creiamo un tree set, di fatto stiamo in entrambi i casi creando una struttura dati di tipo set, ma sotto, diciamo, dietro le quinte, a livello di implementazione, i metodi utilizzati per implementare sono completamente diversi. C'è una differenza che vi commento tra un secondo.
La stessa cosa per il tree map, che è una mappa chiave valore le cui chiavi vengono memorizzate in un albero anziché in una tabella di hash. E di tutti gli alberi che abbiamo visto, a cui abbiamo perlomeno accennato, qual è che viene usato? Questa frasetta qua ci spaventa subito, che dice che una tree map è un'implementazione di una mappa, di un navigable map, e questo navigable è quello che vi dirò tra un secondo, che vi ho appena promesso, basata su un albero red-black. Gli alberi red-black, li abbiamo accennati la settimana scorsa, sono una tipologia, forse la più famosa, di alberi bilanciati, no? In cui il bilanciamento avviene mediante, diciamo così, la colorazione di questi nodi e una regolette che dicono quando, diciamo così, combinazioni di nodi adiacenti possono avere lo stesso colore. Su questo non siamo entrati nel dettaglio, mai lo faremo, però anche le cose che non abbiamo visto nel dettaglio, in realtà siamo in grado di comprenderle e vedere dove sono utilizzate. Se andiamo a vedere il tree set, se la cavano facilmente dicendo guarda che un tree set è un'implementazione che è basata a sua volta su un tree map. Quindi di fatto internamente usano anche questo, no? Questo albero red-black. Quindi per fortuna qualche altro programmatore più bravo di noi si è messo a implementare questi alberi. E quando li usiamo, quindi noi non lo vediamo mai l'albero sottostante, così come la tabella di hash sottostante agli asset, non la possiamo mai vedere. Infatti per riuscire a capire quante collisioni avvenivano abbiamo dovuto fare dei giri abbastanza contorti, no? In laboratorio. Perché lo scopo delle collection è proprio quello di nascondere, non è strutturare dati sottostanti. Quindi noi quell'albero lì non lo vediamo, noi non vedremo mai il puntatore al figlio sinistro, al figlio destro o al padre. Non vedremo mai le procedure di rotazione red-black che ribilanciano l'albero. Però possiamo capire quali vantaggi o svantaggi ci può dare un'implementazione ad albero rispetto ad una tabella di hash. Allora, qual è il primo... Proviamo a ragionare puramente dal punto di vista della complessità. Qual è la complessità per inserire un nuovo elemento in una tabella di hash? O di uno, nel caso in cui non ci siano collisioni significative. No, inserire un nuovo elemento significa calcolare la funzione di hash e inserirlo. In realtà sarebbe O di la lunghezza delle... la dimensione, diciamo, quella delle liste di collisione. Nel caso di un albero è O di log n, c'è l'albero bilanciato, quindi siamo sempre, quando le strutture dati lavorano, parliamo di complessità nel momento in cui le strutture dati lavorano nelle sue condizioni ottimali. Quindi, tabella di hash O di 1, albero O di log n, chi vince? La tabella di hash. La ricerca, ricercare un elemento in una tabella di hash, complessità O di 1. In un albero o di n. Ma allora cerchiamo di capire perché mai ci diamo la pena di implementare gli alberi per fare un set. Cioè, l'inserimento è più lento, o di n anziché o di 1. La ricerca è più lenta, o di n anziché o di 1, e queste sono essenzialmente le operazioni che sono definite per un insieme, inserisci un elemento e verifica se un elemento c'è. Qual è il vantaggio di un'implementazione basata su un albero? C'è un'operazione, c'è una, diciamo, una famiglia di operazioni che sugli alberi sono facili, sono possibili, mentre sulle tabelle di hash sono praticamente impossibili. Che sono tutte le operazioni basate sull'ordinamento degli elementi. Ma voi dite, ma no, ma un set non è ordinato. No, matematicamente un set è un insieme di elementi tra i quali non esiste, non è definita nessuna relazione d'ordine. Però a volte mi può far comodo vederli ordinati. Un set potrebbe essere un insieme ordinato, a volte lo diciamo anche in matematica, un insieme ordinato è una via di mezzo tra un insieme che è caratterizzato dal fatto di non avere duplicati, e una lista che è caratterizzata dal fatto di avere un ordine, che poi è in quel caso l'ordine di inserimento. La differenza è che un insieme ordinato non è ordinato in base all'ordine di inserimento, ma è ordinato in base a un certo criterio.
no? Un campo, una funzione di confronto. È per questo che le implementazioni basate su alberi, dei set e dei map, non implementano solo, stiamo guardando il set, non implementano solamente set come interfaccia, ma implementano anche un'interfaccia sorted set e un navigable set. Cioè, hanno dei metodi in più. Hanno dei metodi in più, ad esempio, sorted set mi permette di, cosa fa questa interfaccia? Di darmi il primo elemento e l'ultimo elemento dell'insieme. Oppure l'insieme fatto di tutti gli elementi precedenti a quello dato, quelli prima, alla mia sinistra, o quelli successivi, o quelli in un certo intervallo, da A. Mannaggia, non dovevo dirlo, sennò vi ho rovinato il laboratorio di oggi. Sono dei metodi questi che con le tabelle di hash sono impossibili da implementare. Perché nel momento in cui un elemento in una tabella di hash voglio cercare quello maggiore o quelli maggiori e non faccio fare altro che scandire l'intera tabella e andare a fare i confronti. Mentre invece su un albero, abbiamo visto la volta scorsa come si fa a muoversi l'elemento precedente a quello successivo, sono tutte camminatine in avanti e indietro, in alto e in basso, scusate, sull'albero. E l'altra cosa che posso fare su un insieme nel momento in cui la sua implementazione è basata su una struttura dati ordinata, con un albero, non solo con un albero, ma nel caso in cui sia un albero, è quel navigare. Navigable set aggiunge gli altri metodi al mio caro set e in particolare mi dice qual è l'elemento più piccolo che sia maggiore o uguale di quello dato. No, è una sorta di next, dammi quello dopo. Il più piccolo elemento maggiore di quello che ti passo, cioè vuol dire l'elemento successivo. Mi dà degli iteratori, un iteratore addirittura che lavora al contrario, no? In ordine decrescente, mi dà l'elemento precedente, il floor, mi dà l'elemento maggiore, l'iteratore normale, eccetera. C'è tutta una serie di operazioni, no? Che permettono, una volta che ho un elemento, per quello si chiama navigable, set, di navigare, di muovermi, di spostarmi sugli elementi vicini. Vicini nell'ordine. Okay? Secondo l'ordine che ho deciso. Per me è sempre un set, è sempre un insieme di elementi, ma è un insieme che ha un ordine e ha una capacità di navigazione, quindi una sorta di iteratori avanzati, che mi permettono di spostarmi da un elemento all'altro dell'insieme sulla base della relazione d'ordine. Cosa che, se andate a vedere, la hash set non ha assolutamente. Quindi, per tornare alla nostra domanda, ma chi ce la fa fare, o chi gliel'ha fatto fare, di implementare il set e le map anche usando degli alberi, quando già avevamo l'implementazione basata su tabelle di hash, che è più efficiente per l'inserimento e la ricerca di elementi, la tabella di hash? Ecco, la risposta è qua. Perché se l'implementazione è basata su un albero, io avrò delle operazioni di inserimento e ricerca che tendono a essere più lente. No? Log n anziché o di 1. Ma posso fare altri tipi di spostamenti, navigazioni all'interno dell'insieme e analogamente all'interno della tabella di hash, perdon, della mappa. Poi la mappa di fatto, le chiavi di una mappa sono un set. Quindi questo è il motivo. Scelgo, è la tipica scelta in cui bisogna fare un compromesso. Se mi serve potermi spostare in ordine, in modo efficiente, scelgo di pagare un pochino di più la complessità dell'operazione di add e di get per avere un'implementazione più efficiente del minimo, massimo, precedente, successivo, eccetera, eccetera. Se invece mi interessa una grossa efficienza di inserimento e ricerca e non mi interessa quasi per nulla l'ordinamento, allora va bene, va meglio una tabella di hash. Non mi interessa quasi per nulla, non vuol dire che è impossibile, ma vuol dire che nel momento in cui volessi stampare gli elementi di una tabella di hash in un qualche ordine, devo gioco forza estrarli, metterli in una lista e poi ordinare la lista col metodo sort, col collection.sort.
Non è impossibile, li prendo, li copio e li ordino, gli elementi. No, sono due chiamate a mettere, c'è un addOL in cui li inserisco e un sort per metterli in ordine. Quindi dal punto di vista mio del codice non è particolarmente complesso, so che però quella chiamata sort ha un n log n di complessità. Ma se lo devo fare solo una volta alla fine del programma per stampare il risultato, ci può stare. Quindi qual è la soluzione migliore? La risposta è sempre la stessa, nel caso in cui i dati siano pochi è indifferente, anzi mi viene a dire usa l'implementazione che ha più funzionalità. Nel caso in cui i dati siano tanti la risposta è sempre dipende, dipende da che cosa ci devo fare su questi dati, quali operazioni ci devo fare e con che frequenza devo fare queste operazioni. Questo motivo in più sempre per scrivere la maggior parte del programma, no? Usando sempre le interfacce, usiamo sempre set, sempre map, in modo che possiamo, nel momento in cui vogliamo provare, cambiare facilmente l'implementazione sottostante, anche per fare, no, delle prove diverse di efficienza. No, non scrivete hash set in tutte le interfacce, in tutti, diciamo così, i metodi che chiamate, no? C'è sempre un set che gli passate, poi nel punto in cui lo create, no, ovviamente dovete scegliere che cosa creare. E questo è uno dei due usi degli alberi. Gli alberi di ricerca, in questo caso Red Black, nascosti dentro l'implementazione delle nostre collection. Sappiamo cosa succede, capiamo la complessità perché abbiamo visto cos'è questa struttura dati, ma se ne occupa lui. L'altro uso invece degli alberi invece è più esplicito. E quindi cominceremo, parlando di grafi, a vedere delle strutture dati che non siano più solamente nascoste, come abbiamo visto finora sulle collection. Collection è molto bello come argomento, no? Perché hai le interfacce di alto livello e poi dici qualcun altro, qualcuno l'avrà implementato bene, in modo efficiente. Ma la struttura dati sottostante, al di là di capirla negli esercizi che facciamo, non la dobbiamo implementare, non la dobbiamo vedere. Questo quando il tuo scopo è quello di, come dice il nome collection, raccogliere, gestire elementi che hanno, diciamo così, per loro natura un'organizzazione lineare, un insieme, una lista, una mappa. Noi ce le visualizziamo sempre con un grosso elenco. Vabbè, l'insieme forse lo vediamo una palla, un diagramma di Venn come elementi sparsi, ma poi alla fine li vogliamo stampare in qualche ordine, quindi alla fine sono tutte strutture dati, queste collection gestiscono strutture dati lineari. Ma cosa capita quando il nostro problema invece non ha una sua natura lineare? L'esempio semplice, riallacciandoci agli alberi, immaginiamo di dover rappresentare un albero genealogico, in cui ci sono le relazioni, che tra l'altro non è un albero, tanto per essere precisi, no? Le relazioni padre-figlio, fratello, sorella, eccetera. I dati stessi, il problema stesso, non si presta a essere codificato in modo lineare. Perché non ho un concetto di precedente e successivo, no? Un ordinamento. E ho sopra e sotto, fratello, sorella, padre, figlio, marito, moglie. E quindi la natura ad albero è insita nel problema che voglio trattare. Non è un artificio algoritmico che uso per avere delle operazioni di ricerca e inserimento veloci. Finora tutto ciò che abbiamo fatto sulle collection l'avremmo potuto fare benissimo con i vettori, con gli array. Ci siamo dati da fare per trovare strutture dati migliori perché le operazioni con gli array sono tutte inefficienti. Ma dal punto di vista funzionale non c'era nulla che ci mancasse. Perché i problemi che abbiamo affrontato erano problemi addizionali, no? Con un elenco ordinato di dati. Quando però i dati, il problema stesso, non è lineare, e beh, allora la struttura dati, finora ho citato l'albero, tra un secondo vediamo il grafo, diventa parte della rappresentazione del problema. Non più solo uno strumento algoritmico per andare più veloci o per essere più efficienti.
non vi anticipo cosa farete tra un'ora, ma la stessa interfaccia grafica JavaFX in cui ho la scena e vari elementi messi dentro la scena è un albero. Cioè dentro ho il border layout, dentro il border layout, dentro il centro metto un VBox, dentro questo metto un HBox, dentro questo metto una casella di testo. Sono annidati ad albero questi structure dati. Non puoi rappresentare diversamente che non in un albero. Una pagina HTML è un albero di tag annidati uno dentro l'altro. Sì, la puoi serializzare come un'unica grossa stringa, ma l'unico modo per capirla, per lavorarci, è vederla come albero. E poi andremo avanti su altri esempi. Allora, in questo caso, quindi cominciamo adesso a ragionare sulle strutture dati come mezzi per rappresentare un problema più articolato, non dico più complesso perché dipende, può essere anche più semplice, ma la cui natura, la propria natura dei dati, non è più lineare. Parliamo a questo proposito di grafi, perché poi ci accorgeremo che un albero, lo vedremo tra pochissimo, è un caso particolare di un grafo. Quindi l'albero implementato come albero di ricerca ce l'abbiamo annegato dentro le collection. L'albero implementato o realizzato per rappresentare dei dati, di fatto viene trattato come un grafo, non ha nulla di speciale. Sì, ha qualcosa di speciale, lo vedremo, ma ad esempio anche a livello di programmazione non esistono librerie, no, specializzate sugli alberi, perché poi di fatto gli alberi che non siano alberi di ricerca che abbiamo invece già dentro le collection, ma si usa genericamente il grafo. Quindi estendiamo, costruiamo sopra. Allora, voi forse avete già sentito parlare di grafi a ricerca operativa, se non sbaglio, qualcosa avete già visto, quindi può darsi che, rifacciamo una carrellata, può darsi che queste definizioni le abbiate già viste, ma poi da domani sicuramente prenderemo una piega decisamente diversa. Okay? Allora, partiamo dall'inizio, dalla definizione. Un grafo è un insieme, una collection, qui USA, di punti e linee che li collegano, oppure meglio, un insieme di punti che chiameremo vertici, oppure nodi, quindi questi tre termini sono intercambiabili, punti, che io tendo a non usare quasi mai, vertici o nodi. E questi vertici o nodi sono connessi tra di loro attraverso un insieme di linee o archi in italiano. In inglese trovate sia edge che arc, anzi si usa quasi sempre edge, in italiano usiamo la parola arco, perché edge non ha una traduzione significativamente diversa da arco. Qui dice queste linee collegano un insieme eventualmente vuoto di punti, vabbè, questa è la solita definizione matematica per essere sicuro che un insieme di punti senza nessun arco sia ancora un grafo, chiamabile grafo. Allora, molte delle definizioni sui grafi che ho, delle figurine e delle immagini che vedremo, le ho prese da questo sito, che è Wolfram, sapete che è l'autore, sapete o no, ma l'autore del famoso software Mathematica, no? Che usano tutti i matematici del mondo, e, che è un motore di algebrico e computazionale, di fatto il motore matematico direi più potente e più diffuso, e oltre a Mathematica, che è il prodotto software di punta, che costa una bella paccata di soldi, ma per chi ne ha bisogno è diciamo così, preziosissimo, esistono due altre risorse che la Wolfram mette a disposizione gratuitamente. Una si chiama Wolfram Alpha, non so se l'avete sentito, è una sorta di... è il Google della matematica, no? Se volete disegnare al volo una funzione, un'integrale, una sommatoria, andate lì, lui ve le calcola. No? E poi c'è questo MathWorld, che in realtà sarebbe la Wikipedia della matematica, in cui ci sono le definizioni che va oltre a quello che può essere Wikipedia, che ti dà la definizione intuitiva o diciamo così, divulgativa, no? Qui ti dà poi anche riferimenti agli articoli scientifici delle varie cose, gli approfondimenti, è molto più sintetico, stringato, ma è molto più, diciamo così, approfondito.
Quindi la parte sui grafi, e poi domani vi faccio anche vedere perché ho deciso di prenderla da questo sito, semplicemente perché ci sono alcune definizioni, come sempre i matematici hanno, a seconda, no, del libro su cui trovate, hanno delle definizioni leggermente diverse. Allora, io mi attengo a quello che c'è scritto qua. Allora, attenzione, primo grosso warning, graph diverso da graph diverso da graph. Allora, qui, come sempre, ci divertiamo con l'ambiguità. Quando io dico un grafo, o peggio ancora, quando dico a graph in inglese, le persone capiscono tre cose diverse. Perché tutte, tutte e tre quelle cose, che sono rappresentate su questa slide, si possono chiamare graph. Il grafico, quello che in italiano chiamiamo il grafico di una funzione, il grafico, diciamo così, di Excel, grafico a barre, grafico a torta, eccetera, eccetera, oppure il grafo propriamente detto. Allora, noi italiani siamo fortunati perché la parola grafo è talmente brutta che la usiamo proprio solo per il grafo matematico. E negli altri casi tendiamo a usare grafico. Non confondiamo grafico con grafo. A cosa hai fatto i grafi? Ah, che bello, mi insegni Photoshop. No, non è la grafica, non sono i grafici, sono i grafi. Non confondiamoli. In inglese è un pochino più complicato, soprattutto, vabbè, questi due si tendono a confondere abbastanza. Allora, vabbè, semplicemente per rimuovere l'ambiguità noi parliamo di queste cose qua. Non che gli altri due non siano importanti, anzi, più avanti vedremo in JavaFX come fare a costruire dei grafici, però cercheremo di usare il termine chart, no? Per dire grafici di questo tipo, così come cercheremo di usare il termine plot per indicare i grafici di funzione, sapendo che però in realtà si possono anche chiamare graph. Ok. Beh, probabilmente avete già sentito parlare del nonno, dei bisnonni, di tutti i problemi sui grafi, che è il famoso problema dei sette ponti. C'è ancora una cittadina che si chiamava Königsberg, che aveva sette ponti. No, la città c'è ancora, adesso si chiama in modo diverso, i ponti sono cambiati perché nel frattempo uno è caduto e due li hanno uniti. Ma il problema è rimasto, e il problema era, sai, il passatempo della domenica. Dice, questa era, Königsberg è una cittadina che adesso è messa lassù, in Polonia, al confine con la Lituania, no? Da quelle parti lì, dove c'è questo marker quassù, che credo sia famosa solamente per questo problema. Gli passa un fiumiciattolo che si chiama Preger, adesso questa città si chiama Kaliningrad, e è in Russia come territorio. Vabbè, all'epoca, quindi inizio secolo scorso, questo fiume Preger comprendeva due isole, quindi la città si estendeva sui due lati del fiume più due isolette centrali. E avevano costruito dei ponti che collegassero le isole con la terraferma e le isole tra di loro. Quindi c'erano questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponti. Il problema era, in una domenica pomeriggio di sole, non come quelle che stiamo avendo oggi, posso partire da casa mia ovunque sia, supponiamo sia nell'area C, e fare una passeggiata della città attraversando tutti i ponti una sola volta e tornare a casa? Ci hanno provato e nessuno ci è mai riuscito. Quindi posso partire da C, vado in A, e poi in A posso andare in B, torno indietro e poi io torno a casa, ma non ho fatto la parte destra della città, dovrei passare di qua, ma se poi passo di qui o torno a casa e non ho fatto D, non ho fatto F, o vado in F e non ho più una strada per tornare indietro.
Beh, bisogna provarli tutti. Questo qui vediamo già subito un problema ricorsivo qua. No? Comincio a attraversare il primo ponte, vado a vedere i ponti che non ho ancora usato e che siano accessibili dal punto in cui mi trovo, provo a fare un passo e vedo a un certo punto se riesco a fare 7 passi di fila, senza violare la regola. Però all'epoca non sapevano ancora cosa fosse la ricorsione, no? E il primo che ha dimostrato che non si può, no? Non puoi farlo, è impossibile. Non esiste alcun cammino chiuso che attraversi, come si dice, un cammino, lo chiameremo così, semplice chiuso. Semplice vuol dire che no, non usa 2 volte lo stesso arco, e chiuso significa che ritorna nel punto di partenza. Questo l'ha scoperto per primo il matematico Eulero. E infatti ancora oggi si parla di ciclo euleriano in un grafo, quando si dice un ciclo che tocchi tutti i vertici ma non passi mai 2 volte allo stesso arco. Beh, qui eravamo intorno 1736, Eulero, che l'ha dimostrato nel caso particolare. In quel caso lì è riuscito a dimostrare che non era possibile. Poi, l'inizio di quella che noi oggi chiamiamo teoria dei grafi, invece più recente, risale appunto a 100 anni fa, giù di lì, e chiaramente è quella che vediamo adesso, no? Però, tanto per dire che i problemi che trattiamo coi grafi non sono artificiali, pur essendo il grafo una struttura dati molto astratta, ma si trovano tutti i giorni. Allora, vediamo un po' le definizioni, che sono un po' tra la definizione e il ripasso di quello che avete visto a ricerca operativa. Tipi di grafi. Allora, i grafi hanno tanti nomi diversi a seconda di come vengono costruiti, perché poi piace tanto ai matematici dare delle definizioni astratte e generali, ma poi quando ti scontri col problema specifico e vedi che non ti basta e devi andare a aggiustarlo, aggiungere delle cose, no? Che sarebbe bello, sarebbe tanto più elegante che non ci fossero, ma a te servono. Allora, la cosa, diciamo, grafi, quando si parla di grafi normalmente si intende quello che formalmente va definito come grafo semplice. Un grafo semplice, qui c'è un esempio, è un grafo in cui tra due qualunque vertici o c'è un arco o non c'è. Cioè, non capita mai che ci siano due archi diversi, distinti, che collegano la stessa coppia di vertici. Altrimenti si parla di multigrafo. Qui vedete che tra questi due vertici, questo e questo, esistono due archi, quello sopra e quello sotto. Tra questi due vertici esistono due archi diversi. Quindi questo grafo a destra, multigrafo, non è un grafo semplice, perché esistono non più percorsi diversi, quello mi va bene, ma più archi, proprio archi che congiungono due punti. Nel nostro problema dei ponti era un multigrafo, perché l'area A e l'area C sono collegate da due archi, se modelliamo i vertici, la terraferma come vertici e i ponti come archi, che sembra la modellazione più naturale. Era un multigrafo perché per andare da AC, scusatemi, c'erano due ponti diversi, due archi diversi. E non sono intercambiabili. Non è che posso dire, sì, ma vabbè, facciamo finta che ce ne sia uno solo. E no, perché il problema stava proprio in questo anche, nel distinguere i due ponti. Quindi questo è un esempio, no, appunto, di multigrafo. Normalmente poi nei grafi, anche quelli non semplici, si tende a escludere quelli che in italiano chiamiamo cappi o loop, cappi come cappio, no? Come il nodo scorsoio. Un cappio è un arco che inizia e termina nello stesso vertice, che ha come... Adesso qui non possiamo parlare di punto di partenza e punto di arrivo perché non sono ordinati questi archi, non hanno direzione da A. Però diciamo che i cui due estremi sono lo stesso vertice. In molti problemi non ha senso, e quindi si cerca di evitare che la struttura dati possa supportare dei cappi. In
In altri casi invece serve. E allora vogliamo rappresentarlo. Quindi si parla a volte di pseudografi, quando si dice multigrafi con dei cappi, con dei loop. Adesso voi potete pensare, ma in realtà sarebbero quattro i casi, perché me ne dici solo tre? No? Perché le definizioni non sempre sono complete. Perché ci sarebbe il grafo con o senza gli archi doppi, multipli tra due vertici, e con o senza cappi. Possiamo immaginare tutte le combinazioni possibili. Potremmo, ciò che non ha un nome, perché mi hanno detto, questo sotto si chiama pseudografo, è definito da sotto come un multigrafo con degli archi, con dei cappi. Perché multigrafo, vedete che è qua, proprio un caso limite in cui tra questo vertice e se stesso ci sono due archi. E poiché i due vertici di partenza e di arrivo sono lo stesso, sono anche dei cappi. Non ha un nome il grafo semplice coi loop ma senza appunto gli archi multipli. Però questo dipende un po' dalle definizioni che trovate, quindi non prendiamola come oro colato. Cerchiamo sempre di ragionare sulla struttura del grafo, non tanto sulle definizioni. Quindi dal punto di vista della cardinalità, cioè del numero di archi, li possiamo distinguere in questo modo. Poi dal tipo di archi, ci sono, si possono pensare degli archi, è il caso semplice, non diretti, quindi un arco è semplicemente una coppia di vertici, non ordinata. Cioè parlare del grafo che va dal vertice 1 al vertice 6, scusate, parlare dell'arco che va dal vertice 1 al vertice 6 è la stessa cosa che parlare dell'arco che va dal vertice 6 al vertice 1. Le relazioni di amicizia su Facebook sono di questo tipo qua. No? A è amico di B se e solo se B è amico di A, dopo che entrambi hanno accettato. Prima non sono amici. Però una volta che questa amicizia è consolidata, è accettata, non c'è più una direzione. La direzione c'è nell'invito, eventualmente, ma non nell'amicizia. I ponti, a meno che non avessero già nel 1700 messo i sensi unici, sono attraversabili in entrambe le direzioni, anzi il problema non parlava di una direzione specifica in cui attraversare i ponti. Quindi dire il ponte che collega A e C e dire il ponte che collega C e A è la stessa cosa. Ok? Quindi in questo caso gli archi sono non orientati, undirected. Oppure ci sono dei casi in cui gli archi possono essere orientati. Ossia avere una direzione. Avere una direzione significa semplicemente identificare tra i due vertici su cui l'arco insiste, a cui l'arco è adiacente, così cominciamo a usare questi termini, di adiacenza, identificarne uno come a vertice di partenza e un altro come vertice di arrivo. Quindi dire che un arco è una coppia ordinata di vertici e non una coppia non ordinata di vertici. Quindi in quel caso l'arco 1-3 è diverso dall'arco 3-1. Sempre per fare esempi che conosciamo, nel caso del grafo di Twitter, no? In cui il grafo Tizio segue Caio su Twitter, è assolutamente un grafo orientato. Perché dire che Tizio segue Caio non implica, non dice nulla sul fatto che Caio possa o non possa seguire Tizio. In questo caso abbiamo due varianti dei grafi orientati, che qua sono chiamati l'uno oriented e l'altro directed, ma io non mi fossilizzo troppo sulla distinzione di queste due paroline, perché appunto altri le chiamano in modo consumature diverse. Ma il concetto è che in un caso, che differenza c'è tra questi due grafi? In questo caso ogni arco ha esattamente una direzione. Cioè questo va da qui a lì, questo va da qui a lì. Nel caso di un grafo diretto, che qui è chiamato diretto, ci sono grafi con una direzione, ci sono grafi con due direzioni. Ripeto la frase, ci sono archi con una direzione, ci sono archi con due direzioni, non grafici ovviamente, archi.
beh, allora parlavamo del grafo di Twitter, chiaramente è un grafo diretto, perché se Tizio segue Caio, può darsi che Caio segua Tizio. Se Bruto segue Cassio, non è detto che Cassio segua Bruto. Quindi esistono entrambi i casi, di un arco diretto in un verso o nell'arco diretto nei due versi, che non è la stessa cosa che non essere diretto, che non avere una direzione, che ce l'ho in entrambi i versi. Il grafo stradale è di questo tipo, o delle strade a doppio senso o delle strade a senso unico. Questo grafo diretto lo potremmo vedere come un caso particolare di un multigrafo orientato. Un multigrafo orientato in cui ogni arco può avere una direzione sola, ma tra due vertici posso avere due archi, magari uno che va e l'altro che viene. Sono due modi diversi di vederlo. Anche qua i nomi un po' passano in secondo piano rispetto alla struttura. E poi esiste il caso in cui gli archi possono essere, agli archi possa essere associato un valore, spesso un valore numerico, che chiamiamo peso. In questo caso è stato disegnato come arco orientato, ma il concetto è più generale. Gli archi finora li abbiamo visti come una semplice relazione tra i vertici, ma questa relazione può essere, anzi molto spesso, quasi sempre, è associato un peso, un valore, un'importanza, un costo, un guadagno, un tempo, una distanza. Beh, poi a seconda dei problemi il significato che attribuiamo a questo peso cambia. Se fosse il grafo stradale, la cosa più logica è che ogni arco sia annotato, a ogni arco sia associato il tempo di percorrenza, la distanza in metri, la distanza in linea d'aria, la distanza lungo strada, in realtà sono tanti i valori che voglio associare a un arco. No? Quindi sarà pesato con più criteri. Nella realtà è sempre più complicata del modellino che facciamo. Però il concetto è che ad ogni arco è associato un valore, che spesso è un valore numerico. Ci preoccupiamo, ce ne occupiamo quando è un valore numerico, perché su questo si possono definire delle operazioni di somma, di minimo, di ottimizzazione. Quando non è un valore numerico, semplicemente come il nome della via, vabbè, semplicemente lo appiccico lì, ma poi dal punto di vista algoritmico non ci faccio nulla. In realtà la pesatura degli archi è un caso particolare di etichettatura di un grafo. Cioè un grafo può avere delle etichette o no. Etichette quindi sono dei dati appiccicati come un'etichetta ai vertici o agli archi. E queste etichette possono appunto riportare dei valori che interessano, che caratterizzano il grafo. Beh, in questo caso si vede di più l'etichettatura sugli archi perché appunto si porta dietro il peso, però anche i vertici potrebbero avere un'etichetta, un peso, il vertice stesso, magari il costo è nello stare in un posto e non nello spostarsi, allora quello che è rilevante è quanti punti tocco e quanto è il costo di toccare questi punti, ad esempio, piuttosto che non di spostarsi o di collegarsi. Poi esiste dei problemi più di nicchia che concepiscono i grafi come entità colorate. Allora, la colorazione è un tipo particolare di etichettatura. In particolare, dire che in questo grafo, pardon, ho colorato i vertici e questi vertici sono blu, rosso, giallo e verde, è la stessa cosa che dire che in questo grafo ho etichettato i vertici e queste etichette sono 4, 3, 1, 2. Con una differenza in più che quando si parla di colorazione, uno i colori si possono ripetere, nel senso che è possibile, anzi normale, che più vertici diversi abbiano lo stesso colore, mentre le etichette anche, però. Ma il vincolo è che vertici adiacenti, cioè collegati da un arco, non possono avere lo stesso colore.
è vietato. Quando si parla di colorazione di un grafo, significa attribuire un'etichetta ad ogni vertice tale per cui vertici adiacenti abbiano etichette diverse. E le chiamiamo colori, queste etichette, tanto per comodità. Ok? Poi c'è il caso, ma è molto più raro, della colorazione degli archi, quindi archi consecutivi, quindi archi che insistono sullo stesso vertice, devono avere colori diversi. Il problema della colorazione è un problema famosissimo, no? Che è quello che, ad esempio, anche lì i matematici ci sono stati per 100 anni, sul fatto che sia possibile colorare qualsiasi cartina geografica con 4 colori diversi. Con 5 è facilissimo, con 4, con qualche difficoltà ci riesce, con 3 in generale non è possibile. Non è possibile colorare una qualunque, se avete solo 3 colori diversi, no, non potete colorare la cartina, immaginate la cartina geografica politica, no, in cui gli stati confinanti ovviamente devono avere colori diversi. Ecco, se voi avete nel vostro portapenne solo 4 colori diversi, potete colorare qualsiasi cartina del mondo, che abbiano stati connessi. E questo è un teorema, no? Che matematico, che vale per quelli che noi chiamiamo grafi planari, cioè grafi in cui non ci siano, si possa ridisegnare il grafo senza intersecare degli archi, no? Che possa essere disegnato su un piano, mentre questo qua, in realtà qui si scavalcano questi due archi, quindi lo immaginiamo. Questo in realtà è un grafo planare, anche se è disegnato come se non lo fosse, perché basta che io questo arco qua lo faccia passare da sotto e non si incrociano più. Allora, per i grafi planari il numero, come si chiama, numero cromatico, cioè il numero minimo di colori con cui si possono colorare, è 4. Per grafi non planari è un problema da risolvere, dipende dal grafo. E la colorazione parla di conflitti, parla di due cose che non possono essere insieme, parla di due lavorazioni che non possono usare la stessa macchina, parla di due persone che non possono essere in ferie contemporaneamente. Questi sono i problemi reali che poi si riconducono in un problema di colorazione. Facciamo i turni delle ferie purché quei due lì non possono essere in ferie insieme, non possono avere lo stesso colore. Questo colore si chiama luglio, agosto. Non posso metterli nello stesso punto. Quindi sono problemi astratti, però cerchiamo sempre di vederci, no? Qui il lavoro che cerchiamo di fare è duplice. Da un lato cercare di scavare un po' dietro questa matematica, dietro queste cose astratte, e cercare di vederci i problemi concreti. Ma la difficoltà maggiore, il lavoro maggiore che faremo sarà più avanti, quando partiremo da un problema concreto e cercheremo di astrarlo, di vederne qual è la sua natura algoritmica, cercando di capire quali sono le cose essenziali e come modellarle, che ovviamente sarà la parte più complessa. Vabbè, no, questo è di fatto un altro nome dei grafi orientati. A volte si chiamano grafi diretti, a volte li chiamiamo digrafi. In italiano non si dice molto, perché digrafo suona male. In inglese a volte lo vedete scritto. D sta per diretto, orientato. Noi, come avete detto, non siamo molto formali sulla distinzione tra diretto e orientato. Formalmente come li rappresentiamo? Adesso, al di là dei disegnini, queste robe qua, come le rappresentiamo? Beh, un grafo è un insieme, è una coppia di due insiemi. Un grafo G è una coppia di un insieme V e un insieme E, dove l'insieme V è un insieme di vertici, parliamo di insiemi di numero finito di elementi, e è un insieme di archi, e questi archi sono definiti come una relazione binaria su V. Quindi ogni arco è una coppia vertice-vertice. Prodotto cartesiano tra l'insieme di vertici e l'insieme di vertici mi dà tutte le possibili coppie di vertici orientate. 3-2 è diverso da 2-3 quando faccio il prodotto cartesiano. In realtà il prodotto cartesiano mi darebbe anche tutte le coppie di un vertice con se stesso. E quindi, di fatto, i loop, i cappi. Quindi definito così, se definisco che l'insieme degli archi è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dell'insieme di vertici con se stesso, sto definendo un grafo
semplice, orientato con cappi. Orientato, vabbè, perché il prodotto cartesiano non è commutativo, quindi dire 2, 3 è diverso da 3, 2. Con cappi, perché facendo il prodotto cartesiano mi viene 2 con 2, mi viene 3 con 3, 4 con 4, che sarebbero gli archi che vanno da un vertice a se stesso. Semplice, perché poiché è un insieme, è set of edges, è un insieme, non è possibile che contenga elementi duplicati. E quindi una volta che ho l'arco 3, 5, dal vertice 3 al vertice 5, non posso avere un altro arco dal vertice 3 al vertice 5, orientato. Potrò avere quello dal 5 al 3, ma è un arco diverso. In questo caso è un grafo che avevamo chiamato prima orientato, in cui posso avere le due direzioni. Vabbè, qui c'è un esempio in cui l'insieme dei vertici è questi 6, che ho indicato con delle sfere, dei pallini, e l'insieme degli archi sono questi disegnati. Questo è un grafo nonostante abbia un pezzo che è staccato, no? Noi chiameremo disconnesso per un attimo questa parte di grafo. Però, poverino, lui è un grafo, in questo caso ha un loop, ha due nodi che sono connessi nelle due direzioni, e se lo vogliamo vedere dal punto di vista insiemistico, l'insieme dei vertici è 1, 2, 3, 4, 5, sono i 5, scusate, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono le 6 palle disegnate, e l'insieme degli archi è un insieme di coppie, no? Sottoinsieme del prodotto cartesiano di V con V. Allora, il prodotto cartesiano di V con V sono tutte le possibili coppie di un numero tra 1 e 6 con un altro numero tra 1 e 6. Beh, solamente un sottoinsieme di archi tra quelli possibili, immaginabili e definito il nostro arco. In particolare c'è l'arco 1, 2, che è questo qui, c'è l'arco 2, 2, che è il cappio, l'arco 2, 5, che è quello che scende. Stiamo assumendo che in una coppia 2, 5, il primo elemento della coppia sia il punto di partenza dell'arco e il secondo elemento della coppia sia il punto di arrivo dell'arco. È una convenzione, potremmo decidere al contrario, ma viene tanto naturale fare così. 5, 4 è l'arco che va dal vertice 5 al vertice 4, quindi quello qua sotto. E il suo amico è 4, 5, che è il vertice che parte da 4 e arriva in 5. E così via. Quindi questa è la rappresentazione matematica di un grafo. Un insieme di elementi e un insieme di coppie costruite a partire da questi elementi. Un grafo non diretto ha la stessa rappresentazione matematica, ma l'insieme dei vertici va pensato come coppie non ordinate, di vertici. Quindi, in questo caso, sugli stessi vertici posso definire un grafo non orientato, qui vedete che 1, 2, 2, 5, 5, 1, 6, 3 sono questi quattro vertici. Questi quattro archi, pardon, e una volta che ho 1, 2 non ha più senso parlare di 2, 1, perché in realtà sarebbe lo stesso arco. In questo caso abbiamo anche un altro, chiamiamolo anomalia, particolarità di questo grafo, di questo esempio, che fa vedere che il vertice 4 si dice che è isolato, perché non è adiacente a nessun altro vertice. Poverino. Come terminologia si dice anche che 1 e 5 sono adiacenti tra di loro e il vertice 5 è adiacente ai vertici 1 e 2, no? Quando si parla di grafi non orientati si usa anche questo termine. Così come l'arco si dice che è adiacente o più correttamente incidente sui vertici di partenza e il vertice d'arrivo. Non esiste una partenza e un arrivo, non è orientato, quindi è incidente su due vertici. Questa è sulla definizione di base, no? Sulla struttura dei grafi. Diamo un po' di altra terminologia, cercando di non annoiarci troppo, ma ci servirà poi, no? Ragionando sugli algoritmi. Allora, grado. Il grado di un vertice che cos'è? È il numero di archi che incidono su quel vertice. Quindi vedete qua, questo vertice ha grado 4 perché ci sono 1, 2, 3, 4 grafi che incidono su di esso.
quattro archi che incidono su di esso. Nel caso dei grafi non orientati, questa è l'unica definizione che ci serve, nel caso dei grafi orientati distinguiamo il grado in uscita dal grado in ingresso, cioè il numero di archi che escono da quel nodo rispetto al numero di archi che entrano nel nodo. Quindi li chiamiamo out degree, il grado in uscita, o in degree, il grado in ingresso. E il grado complessivo è la somma dei due, però difficilmente si usa quando il grafo è diretto. Quando un vertice è a grado 0, è un vertice isolato, non è connesso con nessuno. Vabbè, qui fa vedere banalmente il grado dei vari vertici del nostro grafo. E nel caso in cui il grafo sia orientato, per ogni vertice distinguiamo l'in degree dall'out degree. Quindi in questo caso ho un in degree di 1, entra un vertice e ne escono 0. Qui ho un in degree di 2, entra nel 4. Entrano due archi, cioè quello proveniente da 5 e quello proveniente da 2, e escono due archi, cioè quello che va verso 5 e quello che va verso 1. Qui c'è un 1 oppure 2 o 2 oppure 3, perché a seconda dei casi il cappio lo conto oppure no. A seconda dei problemi mi viene comodo nel computo del grado calcolare anche i cappi eventuali oppure no. Quindi dipende dai casi. Altra definizione, un cammino. Un cammino in un grafo è una sequenza di vertici, non un insieme, che non sarebbe ordinato, una sequenza che è ordinata di vertici, tale per cui coppie di vertici adiacenti nella sequenza, tra coppie di vertici adiacenti nella sequenza, esistano degli archi. Quindi V1, V2, V3, V4, ma non li posso scegliere a caso. Devo scegliere in modo che tra V1 e V2 ci sia un arco, tra V2 e V3 ci sia un arco, tra V3 e V4 ci sia un arco e così via. Quindi intuitivamente è una sequenza di vertici che posso raggiungere solamente attraversando gli archi. La lunghezza di un grafo, di un arco, non c'entra col numero di vertici. Okay? Potrebbe essere più corto, non tocco tutti i vertici, potrebbe anche essere più lungo se passo più volte gli stessi vertici. Di solito quelli che interessano sono i cosiddetti cammini semplici. Un cammino semplice è un cammino che non comprende due volte lo stesso vertice, cioè tutti i vertici del cammino sono distinti tra di loro. I problemi ricorsivi che avevamo fatto le settimane scorse, no? Richiedevano di trovare dei cammini semplici, in cui non passavo mai due volte dalla stessa casella. Non mi interessavano i cammini non semplici in cui potevo passare più volte dalla stessa parte. Il problema dei ponti era proprio quello di trovare un cammino semplice. In quel caso il cammino doveva toccare tutti gli archi, non tutti i vertici. Quando si parla di lunghezza di un cammino, normalmente si conta il numero di archi e quindi è uno in meno rispetto al numero di vertici. Quindi parto da, tocco quattro vertici, ho attraversato tre archi, quindi un cammino lungo tre composto da quattro vertici, solo per non confondersi sempre con questo più uno meno uno. E diciamo che quando esiste almeno un cammino tra un vertice A e un vertice B, allora diciamo che il vertice B è raggiungibile da A. Il punto d'arrivo è raggiungibile dal punto di partenza. Queste definizioni valgono indifferentemente sia sui grafi orientati che sui grafi non orientati. L'unica attenzione che bisogna fare è che ovviamente quando consideriamo gli archi del grafo, nel caso del grafo non orientato, va bene. Nel caso del grafo orientato, l'arco va preso nel verso giusto, nel senso che vado dal vertice 1 al vertice 2, se l'arco che c'è va da 2 a 3, non da 3 a 2, ovviamente. Però le definizioni, se le leggete pensando al grafo orientato o al grafo non orientato, sono esattamente le stesse. Ovviamente
in un grafo non orientato, se B è raggiungibile da A, anche A sarà raggiungibile da B, basta rifare lo stesso cammino all'inverso. In un grafo orientato, se A è raggiungibile da B, non è detto che B sia raggiungibile da A, perché potrei trovarmi dei sensi unici che non posso aggirare o di cui non posso risalire. Vabbè, questo è un esempio, cammino 1, 2, 5, ecco, noi ce lo visualizziamo così, però è utile sempre andare a vedere dal punto di vista insiemistico, semplicemente un elenco di numeri, un elenco di vertici. Di lunghezza 2, cioè tocca 3 vertici e quindi 2 archi. Qui stiamo parlando in generale di cammini semplici e quindi comprendono vertici tutti diversi. Il fatto di comprendere vertici tutti diversi significa che il cammino non si chiude, perché sennò il primo e l'ultimo vertice sarebbero lo stesso. Quindi quando parliamo di un cammino, normalmente parliamo di un cammino aperto. Inizia in un punto e finisce in un punto diverso. Invece, quando il punto di arrivo è uguale al punto di partenza, parliamo di ciclo. Un ciclo è un cammino chiuso, potremmo dire, in cui l'ultimo, tutti i vertici possono essere distinti tra di loro o no, quindi può essere semplice o no, ma l'importante è che il punto di arrivo sia uguale al punto di partenza. Non c'è scritto che tocca tutti i vertici, ne tocca n, ne tocca un sottoinsieme. Un ciclo non necessariamente deve toccare tutti, è semplicemente un giro, mi faccio un giro, non attraverso tutte le vie di Torino, ne attraverso un po' e poi torno a casa. Ci sono grafi che hanno cicli e grafi che al loro interno non hanno cicli. No, un grafo senza cicli si dice aciclico, ovviamente, senza cicli. Beh, nel caso, se noi finora abbiamo fatto paralleli sulla viabilità, nel caso della viabilità si spera proprio che siano ciclici questi grafi, nel senso che esistano più strade per arrivare allo stesso punto. O una volta che sono uscito di casa ci possa ritornare, no? Possibilmente. Ma in altri problemi non è così. L'albero genealogico, che appunto è un grafo e non è un albero, perché voi se ci pensate avete due genitori e non uno, perché invece in un albero un genitore è uno solo, e quindi non è un albero, nonostante lo chiamino albero genealogico, non è un albero, nel senso informatico del termine, è tipicamente aciclico, perché a meno di viaggi nel tempo, uno non può essere progenitore di se stesso. Anche se andiamo a prendere i fratelli, A è fratello di B e B è fratello di A, dei piccoli cicli ci possono essere. Ma se andiamo a vedere la relazione genitore-figlio, invece è aciclico. Beh, questo è il caso nel nostro grafo, di esempio, qui c'è, quello non orientato, c'era un ciclo, e il ciclo è composto, ad esempio, da 1, 2, 5, 1, oppure 2, 1, 5, 2. Il ciclo lo posso percorrere in entrambi i versi. E una volta che ho un ciclo definito, la sequenza la devo elencare, ma una volta che ho definito un ciclo, il punto di partenza non è più importante. Posso partire da qualunque punto. Per quello che nei giochini come il Tour del Cavaliere, tante volte non è importante il punto di partenza, perché se devo costruire un ciclo chiuso, noi nel nostro problemino non l'avevamo fatto, non avevamo aggiunto il vincolo di tornare al punto di partenza. Ma il problema vero, sì, richiede di tornare al punto di partenza. Allora, se il mio problema richiede di tornare al punto di partenza, non importa quale punto di partenza scelgo, perché il ciclo posso tagliarlo, vederlo iniziare in qualunque punto una volta che l'ho costruito. Poi, ovviamente, per elencarlo da qualche parte dovrò partire, ma una volta che è costruito non c'è più nessun vertice speciale rispetto agli altri, che sia veramente il primo. Un'altra definizione è quella di connettività, sempre parlando di raggiungibilità, quindi concetto di cicli, di cammini, può darsi, esistono grafi in cui ogni vertice è raggiungibile da ogni altro vertice. Oppure esistono grafi in cui esistono alcuni vertici che non sono raggiungibili da altri vertici. Allora, nel caso dei grafi non diretti, questo è più facile da capire, pensiamo alla viabilità.
Il grafo della viabilità italiana è un grafo connesso? Ossia, da ogni città è possibile raggiungere attraverso le strade ogni altra città? E viceversa? No. Perché ci sono le isole. Se voi prendete la Sicilia, che no, in realtà ha delle sue isolette, qual è uno stato? La Repubblica Ceca, poverino, non ha isole, è circondata da terra, allora il grafo della viabilità della Repubblica Ceca è un grafo diretto, connesso. Connesso, ossia, presi due punti qualsiasi, è possibile raggiungere l'uno dall'altro e viceversa. Nel caso di grafi invece non connessi, li possiamo vedere come composti da tanti sottografi, i quali al loro interno sono connessi, ma tra di loro no. E le chiamiamo componenti connesse. E è proprio fatto così a isole, un grafo non connesso, non orientato, stiamo parlando di grafi non orientati qui, deve essere fatto di componenti connesse, che al loro interno sono tutti connessi e tra di loro non hanno nessuna connessione. Se io per caso avessi ancora un piccolo arco qui tra 2 e 3, beh, queste due componenti connesse si fonderebbero tra di loro, sarebbe una componente connessa unica. Non importa che 5 non sia collegato direttamente a 6, potrei sempre fare 5, 2, 3, 6, parliamo di cammini. Quindi ogni grafo non connesso è non orientato, è gioco forza composto da più componenti connesse. Quanti sono i gruppi di persone che vanno d'accordo tra di loro, senza litigare? Nel caso di grafi diretti, il concetto di connessione è un po' meno utile, anche un pochino più contorto da definire, e si parla di grafo fortemente connesso, quando per ogni coppia di vertici è possibile andare da uno all'altro. Un grafo potrebbe essere connesso, ma non fortemente connesso, nel senso che ci sono alcune frecce che non permettono di tornare indietro, alcuni cammini che non permettono di tornare indietro. Allora, questo grafo, se non ho sbagliato a disegnarlo, dovrebbe essere fortemente connesso. Come lo verifico? Verifico che da uno posso raggiungere tutti gli altri, da uno posso raggiungere due, sì, posso raggiungere quattro, sì, beh, o anche direttamente, posso raggiungere cinque, sì, poi da due posso raggiungere tutti gli altri, allora posso raggiungere uno, sì, facendo il cammino 2, 4, 1, passando da fuori. Posso raggiungere 5? Sì. Posso raggiungere 4? Sì. Da 5 posso raggiungere 1? Sì, facendo 5, 4, 1. Da 5 posso raggiungere 4? Sì. Da 5 posso raggiungere 2? Sì, facendo il giro lungo 5, 4, 1, 2. E poi devo verificarlo dal 4, che posso raggiungere tutti gli altri. Posso raggiungere 1, posso raggiungere 2, posso raggiungere 5. Quindi ho verificato che da ciascun nodo posso raggiungere tutti gli altri. In quest'altro caso invece no. Perché da 1 posso raggiungere 2, 5, 4, da 2 posso raggiungere 4, 5, 1. Ma guardate l'anomalia di 1 e di 4, in questo caso 1 non ha archi entranti, quindi non lo posso raggiungere da 2. 4 non ha archi uscenti, quindi partendo da 4 non raggiungo un bel tubo. Ah, questo è un caso facile in cui si può vedere che il grafo non è completamente connesso. Ho dei grafi che hanno un in degree o un out degree pari a 0 e per forza non è completamente connesso, perché non possono essere raggiunti quelli che hanno in degree 0, o non possono essere punto di partenza di un cammino. La cosa difficile, algoritmicamente, è che esistono dei grafi non completamente connessi, nonostante tutti i vertici abbiano degli archi che entrano e che escono. Allora lì bisogna trovarlo. Vabbè, altre definizioni, poi le mettiamo insieme, ma per ora purtroppo le dobbiamo vedere separate. Grafi completi. Un grafo è completo quando
L'insieme degli archi è massimo, cioè ha tutti gli archi che potrebbe avere. E beh, qui vediamo gli esempi dei grafi completi fino a 7 vertici, non diretti. Questo concetto di grafo completo, beh, da un lato molti problemi sono modellati come grafi completi. No? Quando tu hai degli elementi che possono essere raggiunti tutti sempre da qualunque altro, quello che conta è il costo per raggiungerli. No? Se tu viaggi con un elicottero, non ci sono strade. Ci sono una serie di punti che puoi raggiungere e da qualunque punto puoi raggiungere direttamente con un volo qualunque altro punto. Quindi il grafo delle connessioni possibili è completo. Che non vuol dire che sia indifferente l'ordine con cui voli. Dipende dal costo, dal peso di ciascuna connessione. Ma il grafo sottostante è completo. Quindi ci sono molti problemi in cui il grafo sottostante è completo. Vabbè, qui ci dà il numerino di archi di cui è composto un grafo completo, ma semplicemente n per n meno 1, il numero di coppie possibile se non ci sono i loop. Ma questo è semplicemente un calcolino. Ecco, il grafo completo ci serve anche come riferimento per capire se un grafo lo chiamiamo denso o meno denso. Un grafo denso è un grafo che ha tanti archi. Grafo poco denso, o si dice sparso, è un grafo che ha molti meno archi di quelli che potrebbe avere. C'è un numerino che misura questa densità, che è il rapporto tra gli archi che ho, il numero di archi del mio grafo, diviso il numero di archi che avrebbe il grafo completo con lo stesso numero di vertici del mio. Vabbè, complicato per dire. No? La frazione di archi che effettivamente ho. Questo concetto di grafo denso o grafo sparso lo riprendiamo perché quando dovremo pensare come memorizzare un grafo in una struttura dati, ci accorgeremo che a seconda che sia denso o sparso, la struttura dati più conveniente è molto diversa. Se ho tutti gli archi li posso lasciare sottintesi, se li ho quasi tutti anche. Se ne ho qualcuno, beh, li devo nominare esplicitamente, ma domani lo vedremo. Qui c'è un esempietto di densità 1,5. Ecco, il link rispetto tra gli alberi e i grafi è tutto qua. Dice che un grafo non diretto, aciclico e connesso si chiama albero. Un grafo non diretto, aciclico, ma magari non connesso, si chiama foresta, cioè un insieme di alberi, le cui componenti connesse sono alberi. La cosa che più ci lascia basiti di questa definizione è questo non diretto. Perché l'albero noi ce lo immaginiamo con una radice ben definita, e poi in ordine, padre e figlio non è che sia intercambiabile. Non dico A e B, Tizio e Caio sono legati da una relazione di genitorialità. E sì, vabbè, ma dimmi chi è il padre e chi è il figlio. Però vediamo che in realtà si recupera facilmente. La caratteristica principale degli alberi, oltre al fatto di essere connessi, se no sono più alberi separati, è quella di essere aciclici. Non c'è mai un ciclo all'interno di un albero. Lo chiamo albero proprio perché non ha dei cicli. Poi se voglio lo posso orientare. Ecco, questo è un albero. È un grafo che non ha cicli. Questa è una foresta che è un insieme di tre componenti connesse, le quali a loro volta non contengono cicli. Ma non interessa di più l'albero. E questa non è né un albero né una foresta perché contiene un ciclo.
Quindi dire albero è come dire grafo senza cicli. E l'orientamento degli alberi, il fatto che c'è una radice, ci sono delle foglie, su cui abbiamo insistito tanto la settimana scorsa, e continua a essere utile perché da qualche parte devo cominciare, è un di più. È una cosa semplice da aggiungere, perché basta prendere un nodo qualsiasi dell'albero, definito come grafo non orientato, e dire tu ti chiami radice. E di conseguenza l'albero si orienta. Implicitamente è definito un orientamento degli archi. E posso scegliere, la cosa bella, qualunque nodo come radice. Cioè, se io scelgo quel nodo come radice, beh, l'albero lo vedo orientato secondo queste freccioline che ci ho messo a fianco. Scegliendo quel nodo come radice, gli archi li potrei orientare, li dovrei orientare in quel modo. Ma se scelgo un nodo diverso come radice, funziona lo stesso. Per il fatto che il grafo non ha cicli, non c'è ambiguità su come percorro i rami di quell'albero a partire dalla radice che scelgo. Diciamolo in modo diverso, un grafo aciclico è un grafo in cui ogni nodo è raggiungibile, se è connesso, qui stiamo parlando di grafi connessi, in un modo solo. C'è solo un cammino per arrivare lì. Quindi, scelta una radice, poiché è connesso, posso raggiungere tutti gli altri nodi. Poiché è aciclico, ciascun altro nodo può essere raggiunto in un modo solo. E quindi è un orientamento indotto dalla scelta della radice. Se mi fa comodo, lo tratto così. Lo rappresento in modo non orientato, poi a seconda della radice da cui parto, lo attraverso in un verso o nell'altro. Se invece preferisco scegliere a priori qual è la radice, sono liberissimo di farlo, lo definisco come grafo orientato. Nel caso della genealogia, no, si presta abbastanza. Però dipende dall'operazione che devo fare molto spesso. Ok, dopo che ho scelto una radice, chiaramente subentra tutte le definizioni che abbiamo usato la settimana scorsa, di padre, figlio, radici, foglie, no? Che è una terminologia un po' ibrida perché mescola appunto la famiglia, padre, figlio, con la biologia radici e foglie. E quindi noi diremo che una foglia è figlio di una radice, ma che se qualcuno ci ascolta parlare ci prende per pazzi, ma sono termini, no, che usiamo tecnicamente. Domani andiamo avanti, poi vediamo anche in pratica, no, come implementarle queste cose.